Dopo il turno infrasettimanale di giovedì, la Riviera Banca Basket Rimini ospita al Flaminio l'Agri Bertocchi Orzinuovi per il 14° turno di regular season di A2, cogliendo un'altra vittoria casalinga. Si iscrive al match subito Justin Johnson con una bomba e un tapin per il 5-2. Bomba poi di Anumba per il 10-4. La tripla di Gasparin segna il ritorno e il sorpasso di Orzinuovi prima della tripla di Capitan Masciadri per il 23-19 di fine primo quarto. Il secondo periodo si apre con la tripla di Marx e i punti del 38-35, poi tripla di Basile per il nuovo sorpasso Orzinuovi, ma l'arresto e tiro di Marx chiude il primo tempo sul 46-47. Nel terzo quarto Brown affonda la schiacciata del 50-53, ma Anumba riprende il filo del discorso con 4 punti, riportando la Riviera Banca avanti. Orzinuovi tiene il passo, ma Tassinari pesca la tripla in chiusura di tempo per il 64-59. Nell'ultimo periodo, Leonzio con 2 punti tiene in scia gli ospiti. Sale in cattedra poi Marx, che punisce 2 volte per il massimo vantaggio riminese 75-61. Rimini allunga poi con una tripla di Tassinari e un altro bersaglio grosso di Grande chiude la contesa sul 90-76 tra l'entusiasmo del Flaminio. La squadra di Dell'Agnello tornerà in campo sabato 16 dicembre alle 20:30 sul campo di Verona. E giustamente in chiusura il nostro Stefano Ravaghi ha ricordato anche il prossimo appuntamento, ricordiamo l'anticipo al sabato sera del match di Verona alle 20:30, ma la cosa importante per Rimini era vincere questa partita contro un avversario diretto e quindi staccare Orzinuovi, era importante anche farlo possibilmente con uno scarto maggiore ai 4 punti con cui invece Rimini aveva perso all'andata e lo ha fatto abbondantemente, quindi solo note liete per questa RBR in questa domenica di pallacanestro iniziata in un'ora in consueto alle 19, ricordiamo, per la partita del Rimini con la Carrarese giocata alle 14, quindi con un lasso di tempo infinito tra una gara e l'altra, però insomma così è stato disposto. Andiamo subito a presentare i nostri ospiti, iniziamo dal nostro Alessandro Ceccoli, buonasera Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. E poi il nostro super ospite di questa sera, non me ne vogliono i nostri opinionisti, ma abbiamo Sandro Dell'Agnello con noi, buonasera coach. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera ovviamente al nostro Maurizio Benatti. Buonasera a tutti. E al nostro Loriano Zannoni. Buonasera, ciao Roberto, ciao a tutti. Allora, abbiamo già sentito il commento a caldo del coach a fine partita, però voglio sentire anche quello del giorno dopo, se c'è qualcosa da aggiungere a questa vittoria che abbiamo detto era fondamentale ed è stata fondamentale. Era fondamentale perché avevamo bisogno di battere una diretta concorrente in classifica e siamo stati molto bravi perché alla fine siamo riusciti poi a rendere abbastanza facile una vittoria che in partenza facile non era, perché ovviamente avevamo il peso di dover vincere, il peso soprattutto di riuscire anche a ribaltare il risultato. L'abbiamo fatto anche con una partita secondo me importante, specialmente nella seconda parte, e siamo molto felici. Allora, direi rapidamente, vi chiedo un commento e poi facciamo anche voi in primis domande al coach, perché siamo tutti curiosi di conoscere meglio un po' il nuovo condottiero di RBR. Maurizio. Beh, come ha detto il coach, era una partita di quelle da vincere assolutamente, è stata iniziata in maniera abbastanza difficile, nel senso che regalare 44 punti agli ospiti non ha sicuramente aiutato la squadra a fare le cose nel modo giusto. Dopo c'è stato un cambio di tendenza importante nella seconda parte, un ritmo alto, difesa fatta nel modo giusto, circolazione di palla e tiri per tutti quanti, dimostra il fatto che in 4 sono andati in doppia cifra. Se non sbaglio sono stati smistati 25 assist, quindi devo dire c'è stato sicuramente una continuazione di quello che erano state le partite precedenti, che purtroppo non avevano portato risultati, che però in questo caso il risultato è stato giusto e quindi ha sistemato anche l'eventuale arrivo a pari punti. Alessandro? Ma io credo che secondo tempo ho visto una gran bella squadra. Primo tempo qualche palla persa di troppo, come ha detto anche il coach a fine partita, le 10 palle perse in un tempo sono veramente tante, hanno un pochettino complicato la vita, però
mi sembra di vedere una squadra che abbia maggiore consapevolezza nei suoi mezzi, come posso dire. Una squadra che sta trovando una dimensione più certa, cioè sa cosa può valere e cerca di fare di tutto per, con le pause, con i problemi, con gli avversari che ci sono di fronte, per arrivare a Dama. Momento importante, momento decisivo della stagione, perché è vero che il campionato è lungo, bla bla bla, però è anche vero che adesso ci sono 3-4 partite, due cattive in fila, poi due ancora più cattive, più importanti, fuori casa, di qui al 7 di gennaio. Si capirà molto dalla direzione che prenderà la stagione di Rimini. Per cui questa crescita di consapevolezza, questa crescita di responsabilità da parte di alcuni giocatori, anche ad esempio Max, che sta crescendo molto nelle ultime partite, vedo che comunque sui social è definito ancora un giocatore che non dà quello che dovrebbe dare, però mi sembra che stia crescendo molto, e questo è anche merito del coach che secondo me nelle ultime partite ha cambiato un attimino l'atteggiamento, non tanto si mostra al pubblico, ma di come si rende efficace per la squadra, anche se lui forse è l'uomo su cui bisogna fare maggiore attenzione con le palle perse. Però mi sembra di vedere una squadra che sta crescendo molto. Loriano? Ma guarda, molto sinteticamente, se ne segni 90 ci può anche stare che ne prendi 47, non sarà d'accordo il coach, che giustamente punta sempre a migliorare, ma ci sta anche che ne prendi 47 in un tempo, e mi è sembrata una partita continua e finita in scioltezza, e io non so quante volte quest'anno abbiamo giocato una partita continua mentalmente di questo tipo. È chiaro che si poteva fare meglio il primo tempo, è ok. Secondo discorso, è importantissimo ovviamente Johnson per questa squadra, ma è un'ovvietà, e se Johnson gioca così, queste sono le partite che vengono fuori. Poi è chiaro che ci vuole il contributo di tutti, ma ci si può permettere anche che qualcuno ogni tanto non azzecchi la partita. Se ci sono dei pilastri come questo Johnson, e la squadra funziona sostanzialmente. Allora, credo che Johnson avrebbe meritato il titolo di MVP, a proposito di Johnson, visto i 15 punti, 14 rimbalzi, soprattutto un mostruoso 33 di valutazione. A questi dati aggiungo anche 7 assist, che insomma, sì, che non sono pochi. 25 totali poi di squadra, che è un dato che onestamente è fantastico. Quindi noi puntiamo giustamente a anche il coach ha detto nel post partita, bisogna migliorare, bisogna essere più continui in difesa, come lo si è stato nel secondo tempo, però mamma mia, 25 assist è un dato incredibile che dice di come abbiamo giocato in attacco. Allora, inizio con le domande da casa, poi ovviamente anche i nostri opinionisti possono farne al coach, ma chiaramente c'è tanta anche attesa e tanto interesse da parte dei nostri amici. Allora, si è accesa la scintilla Marx? Partiamo proprio da Marx. Ma non so se prima era spenta, perché io non è che sono qui da tantissimo tempo, posso dire che da quando sono arrivato io, e più precisamente da un po' dopo da quando sono arrivato, cioè da 3 settimane ci alleniamo, riusciamo a allenarci al completo, e Marx non ha fatto, come gli altri, non ha mai fatto mancare né il suo apporto né il suo impegno. Credo che stia giocando molto bene, soprattutto dal punto di vista offensivo, e i nostri qua opinionisti, io non so in quale ruolo esattamente, credo che abbiano detto esattamente quello che è successo, perché noi dobbiamo, secondo me abbiamo fatto una buona partita, secondo tempo anche molto buona, però dobbiamo assolutamente evitare di fare 10 palle perse in un tempo, perché sono un'enormità, e dobbiamo sicuramente evitare di fare qualche buco di troppo che abbiamo fatto in difesa nei primi 20 minuti e che non ci deve stare, questo per obiettività, però la partita nel suo complesso a farne così, insomma, ecco. Quando vedremo protagonista anche Scarponi, che purtroppo vedo quest'anno spesso in difficoltà? Questo dipende più da lui che da me, nel senso, io ho 9 giocatori in sostanza e per me sono tutti titolari. Non è detto che chi gioca oggi 5 minuti domani non possa giocarne 25, dipende un po' da come va la partita, da come va il giocatore, da com'è il momento anche del giocatore, ci sono sicuramente degli alti e bassi da parte di tutti, io ci conto, perché noi non abbiamo una squadra lunghissima, e quindi se Scarpo riesce a darci una mano per noi sarebbe molto importante, ma sono sicuro che col tempo arriverà anche lui.
Allora, c'è un'altra domanda. Coach, complimenti, finalmente comincia a girare. Dopo circa un mese pensa che manchi qualcosa, qualche tassello al roster? Ma con la società ne parliamo giornalmente e ci confrontiamo sempre. Tutte le cose sono sempre migliorabili e penso che se ci sarà l'occasione buona per farlo probabilmente lo faremo, ma ad oggi i nostri giocatori sono questi e eviterei di avvitarmi su ipotesi che non hanno niente di realistico. Per il coach, ha mai incontrato Larry Middleton ovviamente ad avversario e più in generale che ricordi ha di Rimini da giocatore? Qui andiamo sulla Marcord. Sì, vabbè, allora Larry per la verità abbiamo giocato 2 anni insieme noi a Siena e quindi ci conosciamo benissimo insomma. Era la Siena appena precedente al Monte dei Paschi che poi ha dominato per anni la scena della pallacanestro italiana e quindi abbiamo giocato 2 anni insieme, ripeto, ci conosciamo benissimo. Larry è un ragazzo d'oro, una persona fantastica sulla quale puoi fare assolutamente affidamento. Il Flaminio me lo ricordo bene perché ci ho giocato tante volte e da avversario e anche da allenatore. C'è questo effetto Flaminio? Ma assolutamente, domenica scorsa noi sentivamo, perlomeno io lo sento, ma chi è in campo lo sente ancora di più, che quando poi il Flaminio si presta molto bene perché la gente è vicina al campo, è molto vicina al campo. Questo continuo incitamento a noi ci fa solo bene, specialmente in una situazione nella quale ci troviamo e dobbiamo fare di tutto per meritarsene sempre di più. Cosa manca a Rimini per vincere partite come quelle con Udine e Bologna? Grazie. Ne approfitto per dire alla regia, insomma, siccome abbiamo anche la partita di Bologna che chiaramente non abbiamo potuto commentare perché era un'infrasettimanale, possiamo vedere le immagini e ricordare che Rimini, pur uscita sconfitta dalla tana della capolista, ha giocato però una gran bella partita. Coach, insomma, siete andati vicini anche al colpo, sarebbe stato un bel colpo. Bah, io credo che se avessimo vinto a Bologna non avremmo rubato niente, abbiamo fatto un'ottima partita, le ultime 3 partite secondo me sono state molto buone, non a caso coincidono dal momento in cui siamo riusciti a allenarci tutti insieme. Per quanto riguarda i roster bisogna poi essere obiettivi, ci sono roster sicuramente più importanti e più competitivi del nostro, più lunghi, è il caso, mi ricordo che mi ha chiesto di Udine e di un'altra squadra, ci sono 3 o 4 squadre che veramente fanno paura. Io conosco, posso dire di conoscere bene l'A2 perché sono tanti anni che faccio l'A2 e il livello così alto come quest'anno nel nostro girone sicuramente non c'è mai stato. Quindi una conferma di quanto già detto il primo giorno dove No, ma è lampante, ma non lo dice Sandro Dell'Agnello, lo dicono tutti gli addetti, certo, ai lavori, ma è proprio una cosa evidente. Ci sono 2 domande che riguardano Anumba e la sua crescita. Coach Dell'Agnello sta trasformando Anumba nello stesso giocatore che era lui in gara 5 a Milano nel 1991. Con immensa stima, coach, scrivono. E poi, ma chi dobbiamo elogiare per la crescita in Anumba, scrive Renzo? Ma io non voglio prendermi meriti che non ho, sono qua talmente da poco. Io cerco di mettere i giocatori in condizione di rendere il più possibile, questo sia dal punto di vista tecnico, ma credo sia anche importante dal punto di vista mentale. E con Anumba ci stiamo riuscendo con l'aiuto di tutti e spero che possa continuare così perché ci sta dando veramente una grande mano. Allora, per le domande inizio da Maurizio, che il coach forse non lo sa, ma era in ballottaggio per diventare il coach di RBR. Insomma, qua Carasso e Turci hanno detto che solo per questioni economiche non hanno ingaggiato Maurizio. È andata di lusso allora. Perché chiede molto, chiede troppo per quelle che erano le tasche della società. Una domanda al coach, Maurizio? Ma una domanda potrei chiedere. Facile, eh? Sì, sì, facile. Vabbè. Lui potrebbe anche cercare di metterti in difficoltà. No, va bene. No. Secondo me questa squadra manca un po' di contropiede. Restia a far correre la palla, arrivare di là prima che la difesa si schieri. Rubare quei 10-12 punti in una partita secondo me è importante. Questo da cosa può dipendere? Allora, io non posso parlare, sono d'accordo assolutamente, non posso parlare ovviamente del periodo dal quando io non ero ancora qua e tra l'altro c'era un eccellente allenatore, poi il nostro mestiere è impietoso, le cose vanno come vanno, però io dal primo giorno che sono venuto qua sto cercando di velocizzare il gioco e di creare più dinamismo per la nostra squadra, per la verità per ora sta pagando perché facendo corna facciamo sempre più di 80 punti a partita e questo per noi è molto importante.
dobbiamo cercare di rubare qualche canestro facile, come dicevi giustamente te, e qualche canestro in contropiede, perché noi abbiamo tante doti, ma l'atletismo non è a nostro favore. Quindi noi non siamo una squadra che ci possiamo permettere di giocare camminando 5 contro 5 a metà campo, perché potremmo andare con diversi avversari in sofferenza. Quindi è vero, rischiamo anche magari la palla persa in più, che dobbiamo cercare di evitare, però noi dobbiamo essere dinamici assolutamente. E quindi ti do ragione, cercheremo il più possibile di andare in velocità, questo sì. Loriano? Allora, vado su Anumba. Prima di tutto, se con la crescita anche di condizione sia di Johnson che di Mashadri abbiamo modo di vederlo molto da tre, dove lo preferisce vedere per quello che ha visto in queste settimane il coach, e se un sì o un no al fatto che forse nell'immaginario collettivo qui di Rimini è tanto considerato come difensore e poco come attaccante, adesso nelle ultime partite hanno dimostrato il contrario, forse è meno difensore di quello che lo consideriamo noi e un pochettino più attaccante, non so come... Beh, parto dal fondo e ti dico che condivido, perché col fisico che ha potrebbe essere molto più efficace in difesa e ci stiamo lavorando, per quanto poco io sia qua, che sia qua da poco, scusate, ci stiamo lavorando, perché secondo me col fisico che ha e le doti atletiche che ha può essere molto più efficace. E per quanto riguarda il ruolo, dal punto di vista tecnico, secondo me lui è più un 4. Però a noi ci fa molto comodo da tre, perché riallacciandomi a quello che dicevo prima, mettendo lui da tre automaticamente si alza un po' il tasso di atletismo e di fisicità della squadra e noi ne beneficiamo sicuramente. Alessandro? La mia domanda è, Pellegrino, visto che c'è un nuovo innesto... Pellegrino siamo in tempo a parlarne quando lo vedremo sul campo. Come sapete tutti è stato preso nella prima finestra di mercato, in modo che non ci siamo giocati gli eventuali due tesseramenti di ritorno. Sapevamo che era infortunato. Il giocatore, bene che vada, non rientrerà prima di gennaio. A gennaio ne parleremo. Okay. Allora, Natale è sempre più vicino. Andiamo a vedere come si sta preparando all'evento San Marino Outlet Experience. San Marino Outlet Experience, il tuo paradiso dello shopping natalizio. Ogni mercoledì immergiti nella magia di Natale con la Christmas Card. Ottieni sconti extra fino al meno 30% sui prezzi outlet. Non hai la card? Richiedi la tua all'info point o sul sito sanmarinooutlet.com. E il venerdì dolce, con una spesa minima di 15 euro a persona nei nostri punti food, ti aspettano dolci sorprese. Per i più piccoli, ogni sabato di dicembre e il 6 gennaio eventi speciali, e per un divertimento senza fine la giostra antica dell'Ottocento, la pista di pattinaggio e tante altre dolci sorprese gratis ogni giorno. San Marino Outlet Experience, il luogo dove la magia del Natale prende vita. Scopri di più su sanmarinooutlet.com. E allora continuiamo con le domande al coach. Coach, di tutti i giocatori, Tomassini è forse quello che non ha ancora trovato la sua dimensione all'interno della squadra? Probabilmente questo amico che ci scrive è un grande estimatore di Tomassini, di cui sappiamo le grandi doti. Ma non sono d'accordo. Secondo me Tomassini è un giocatore molto importante per questa categoria, ci sta dando tanto e sono sicuro che ci darà tanto anche in futuro. Non mi sento di discutere minimamente il suo apporto, sono molto contento di lui. Tra l'altro, scusa se vi intermetto nella discussione, come sì, lo stai facendo giocare da playmaker tu praticamente. Ma a momenti. A momenti, più che a playmaker sto cercando di fare, e vorrei fare mille cose, no? Poi sono qui da poche settimane, non è che ne avrò fatte tre invece di mille, però vorrei fare mille cose e col tempo le faremo. Tomassini è uno, pericoloso in attacco e che sa passare meglio la palla, sicuramente è il miglior passatore che abbiamo. E che faccia il playmaker, la guardia o l'ala, quando andiamo in attacco, più lui ha la palla in mano e più noi ne beneficiamo. Questo non credo ci voglia un genio per fare una roba così, insomma. Mi chiedono anche dell'apporto di Simioni da casa. Simioni è un lungo italiano, come ce ne sono tanti altri buoni in A2, però è un giocatore che non va, secondo me, sovraccaricato di responsabilità. Simioni ieri ha fatto un'ottima partita. Mediamente sta giocando bene, ma non è il giocatore al quale, per dire che è stato bravo, devi aspettarti 20 punti e 15 rimbalzi. Non è quel giocatore lì, come non ci sono lunghi italiani di questo tipo in A2, a parte forse uno. E vi aspettavate, Maurizio, ti aspettavi
comunque una RBR così competitiva tornando alla sfida di Bologna, perché insomma chiaramente è passata in mezzo a due settimane dove sono arrivate anche due vittorie con Piacenza e con Orzi Nuovi, fondamentali, più importanti in questo momento per Rimini rispetto a quella, allo scalpo diciamo della capolista, però insomma una Rimini diciamo così vicina poi perché è andata davvero a poco dalla possibilità di poter completare l'opera al Paladoz. Beh, c'è stato sicuramente un grande percorso di crescita che molta gente dice se le partite durassero 35-36 minuti saremmo primi in classifica. E purtroppo dopo ci sono quei lassi di tempo dove vuoi per la bravura degli avversari, vuoi per forse demerito della squadra che in quei momenti si perde un attimino, però c'è stata una crescita continua, quindi vuol dire ci si aspettava e ci si aspetta che arrivi uno di quei risultati che possa fare la differenza. Cioè, non devi sempre aspettare gli scontri diretti con quelli che ti stanno a due punti o indietro o due davanti. Per cambiare la tendenza bisognerebbe riuscire a fare un risultato con squadre importanti. Adesso abbiamo due partite consecutive di quelle tra virgolette toste dove lì si potrebbe anche monetizzare con una vittoria e cambiare un po' la tendenza e sicuramente il morale della squadra sarebbe diverso, prenderebbero più coraggio, a parte che mi sembrano che non siano demoralizzati, però per dire vincere fa sempre bene e aiuta sempre a vincere. Certo, vedo Trapani come la squadra più forte di tutta la Lega, cosa ne pensa? Indubbiamente Trapani e Trieste hanno i roster più profondi e pieni di talento, di centimetri, di tutto, di tutta la Serie A2, sono d'accordo. Se il coach riuscirà a trasferire ai giocatori il suo furore agonistico faremo un grande salto di qualità, alcuni giocatori ne avrebbero molto bisogno. Beh, credo che quando si fa sport tutti ne abbiamo bisogno, poi ovviamente per natura chi ce n'ha un po' di più, chi ce n'ha un po' di meno, ma è vero che bisogna cercare sempre di tirarlo fuori perché, come dico spesso io, molte volte è più importante il come del cosa, come fai le cose, non cosa fai. Loriano, un'altra domanda per il coach? Ma la gestione, mi riallaccio a quello che diceva Alessandro sulla gestione della palla, su Tomassini, che più la ha in mano giustamente, più si hanno dei vantaggi, visto che abbiamo passato in rassegna un po' tutti i giocatori, grande Tassinari. Cosa stanno dando? Ieri magari Tassinari molto bene rispetto alle precedenti, grande un po' meno, ma se si buca una partita su 5 o 6 non credo succeda nulla. E come li stai trovando, cosa ti stanno dando nelle rispettive caratteristiche, perché è vero che molti giocatori possono anche essere simili ma hanno anche le loro dischette differenti. No, non sono per niente simili, secondo me stanno dando un buon apporto, soprattutto Tassinari, soprattutto ieri ci ha dato una bella sferzata di energia quando è entrato in campo e secondo me ha fatto una grande partita, al di là delle cifre che non sempre nella pallacanestro sono molto determinanti, insomma. E grande è un altro tipo di giocatore, grande è soprattutto un tiratore, uno scorer, bisogna cercare anche lui di metterlo in condizioni di poter prendere i suoi tiri perché da tre ha veramente una mano importante. Poi dopo potete chiedermi di tutti uno per uno, ma se dovessi dir male di qualcuno non lo farei mai, nemmeno se perdessimo 4 partite di 40. Poi quel che devo dire ai giocatori glielo dico in spogliatoio, pubblicamente non mi sentirete mai criticare un mio giocatore. Chiedo questo nel suo complesso perché era un po' la domanda di inizio campionato, per il tipo di passato, per il tipo di attacco che hanno tanti giocatori di questa squadra, non solo i due americani, uno stesso grande ha tanti punti nelle mani, Tomassini ha punti nelle mani, quali equilibri vedi in questo momento? Cioè Simeoni volendo ha tanti punti nelle mani, c'è un'idea definita di RBR oppure insomma si cavalca anche il giocatore che magari può avere una serata positiva rispetto a un altro? No, allora io la mia modesta opinione so dove andare quando c'è il momento diciamo clou
nel quale bisogna fare qualcosa di importante e poi non sempre ci riusciamo, perché ad esempio a Bologna a Fortitudo non ci siamo riusciti, altrimenti forse avremmo vinto la partita. Quindi una mia idea precisa ce l'ho, però è anche giusto poi cavalcare la giornata del determinato giocatore, perché poi c'è la giornata che purtroppo capita che anche Teodosic se la dà sui piedi e è inutile dare la palla a Teodosic. Coach, cosa ne pensa di Abba? Abba, siamo già contenti che ci dia una mano in allenamento, anche lui è mancato un paio di settimane perché ha avuto un paio di problemi, uno al ginocchio, ora ultimamente ha perso una ditata in un occhio, è fermo da una settimana, poveretto, c'ha un occhio tutto rosso, e ci aiuta sicuramente ad allenarci, per darci una mano in partita dovrà crescere ancora molto, ma lui lo sa. Io direi che avrei risposto gruppo svedese degli anni 70-80. A questa domanda i più famosi di lui di sicuro. per il momento perché Tassinari giocava con la maglia in bocca? Non so. Guarda, io l'ho saputo a fine partita, perché ha avuto un colpo da qualche parte e ha avuto un taglietto, sanguinava, quindi per non star lì esco, rientro, poi il cerotto non ci sta eccetera, per qualche minuto ha tenuto la maglia in bocca. L'anima da playground. Sì. Vedono col sangue, mi toccano, non entro più. Esatto. Mi tengo la maglia in bocca. Anche perché era importante anche per Tassinari, perché insomma Tassinari abbiamo visto anche negli altri anni l'importanza, Alessandro, no? Che ha avuto anche nell'economia delle partite di Rimini, anche spesso e volentieri è stato anche determinante, e adesso insomma stava vivendo un momento un po' particolare, complicato. Forse complice anche una condizione fisica non proprio al top. Secondo me questa parte di stagione gli ha girato su quel tiro di Forlì. Se gli entrava quel tiro di Forlì vincevamo il derby, probabilmente raggiungeva in quel momento una consapevolezza diversa. Quella palla sputata fuori dal canestro può darsi che l'abbia un pochettino bloccato. Ieri l'ho visto libero, un pochettino più tranquillo, un pochettino più sereno. Ha preso tiri che era una vita che non si prendeva, realizzandoli, sbagliandoli. Però si è preso quella responsabilità che era un po' che non si prendeva più, soprattutto in attacco. Per cui secondo me potrebbe essere, per un giocatore come lui, che è un giocatore che, da cui ti puoi aspettare di tutto, sia in positivo che in negativo, è stata una partita molto 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 importante. Io, su questo e sul discorso di Scarponi, io penso che poi mi smetterà, ma i minuti si guadagnano anche in campo, no? Ieri Tassinari in campo credo sia guadagnato di restarci ulteriormente per come stava facendo bene, e questo credo debba essere anche il percorso di Scarponi, perché ieri in un paio di possessi, chiaro che non ha giocato molto, però in un paio di possessi, e dispiace anche perché è un giocatore di prospettiva e tutto il resto, ha un po' pasticciato con la palla in mano e tutto il resto. Poi è chiaro che non è che gli si dà un 4 per questo, però sono piccole cose che credo debbano anche influire sulla considerazione che un coach ha, se rimetterti poi sì o no. Quindi credo ci si debba guadagnare il posto in quanto si fa in campo, non a prescindere sì o no. Certo, è giusto, ed è forse in un momento diciamo non di grande fiducia, se vogliamo, no? Perché anche quando magari i suoi tiri, che solitamente metterebbe quasi occhi chiusi, no? Possiamo dire, invece a volte non entrano. Coach, sei d'accordo con la lettura di Loriano? Sì, ma lui guardate, il primo a essere un po' frustrato perché si rende conto che gli viene tutto difficile, però io lo sapete anche voi, ve lo dico per esperienza, ci sono i periodi in cui i giocatori non viene niente, probabilmente in questo momento è un po' il momento suo, ma lo stiamo cercando tutti di aiutarlo per far sì che possa tornare a darci una mano. Poi i giocatori vanno sempre pesati, insomma Scarponi non è che ha fatto 15 anni di Eurolega, è un ragazzo alle prime armi, se già ci dà una mano ci dà un apporto, non è che dobbiamo aspettarci la luna. Ieri Johnson a un certo punto è entrato in campo muovendo la testa al ritmo del tifo, è stato molto bello. A te è capitato, Maurizio, di entrare in campo un po' seguendo musicalmente i cori? Ma all'epoca, quando giocavamo noi, era difficile che ci fossero... I cori li avevamo già inventati, però. Sì, ricordo, io c'ero sugli spalti. Sì, ho capito, però. E noi facevamo tutti i cori per Benatti, mi ricordo. Sì, sicuramente. No, lì dipende da persona a persona. Se uno le sente queste cose, le fa. Se uno non le sente, va tranquillamente a fare il riscaldamento, pensando a farlo nel modo migliore per essere pronto a iniziare la partita. Tu eri concentrato, diciamo, solitamente sulla partita? Io sì, sicuramente mi concentravo sul riscaldamento e pensavo a farlo nel modo migliore per poter entrare subito
in partita e non avere guai muscolari oppure distrazioni particolari. Beh, direi anche Johnson però dalla prestazione, quindi quel dondolio della testa insomma è andato più che bene. E sabato, perché qua non c'è tempo di rifiatare un attimo, sabato Verona, altra tappa importante di questo Tour de Force per Natalizio, ma che poi continuerà anche subito dopo Natale, perché voi scenderete in campo anche a fine anno, insomma, quindi ancora lunga arrivare alla fine. Guarda, noi siamo in una situazione di classifica tale della quale bisogna prendere assolutamente coscienza. Noi siamo lì che in questo momento dobbiamo sgomitare nella melma e ci dobbiamo rendere conto di questo. Quindi sabato giochiamo con Verona, che è una delle squadre più attrezzate del campionato, ma contro chiunque giocassimo dobbiamo viverla come l'idea, come l'opportunità piccola o grande di fare due punti che ci farebbero sicuramente molto comodo. Quindi con Verona sarà un po' più difficile, con altre squadre magari un po' più facile, ma è un'occasione per prendere due punti. Nella lettera a Babbo Natale, visto che siamo in periodo natalizio, il coach che cosa vorrebbe chiedere alla sua squadra? È la prima cosa. Quindi tutto quello che succede prima di Natale o anche dopo? No, dico come diciamo, come caratteristiche, come qualità. No, facciamola semplice. Siccome da quando sono arrivato io abbiamo tribolato molto perché ci sono stati vari tipi di infortuni più o meno gravi per i quali non ci siamo, credetemi, potuti allenare fino a Piacenza, fino alla partita di Piacenza, se riusciamo a avere tutti i giocatori in salute siamo già contenti. E già sarebbe un bel regalo. E già sarebbe un bel regalo, sì. Allora, Alessandro, un'altra curiosità per il coach? Ma qual è il giocatore da cui ti aspetti che prenda in mano la leadership della squadra? Così, alla prima occhiata. Ma secondo me ce ne abbiamo tre o quattro che in determinati momenti possono farlo. Sicuramente Tomasini farà, ha già fatto e farà cose importanti per noi. Loriano? Allora, non so se vuoi rispondere a questo, ma anche perché hai parlato di partita in partita, ci sono valutazioni su eventuali quote playoff, non quote alti. non di gioco. Eventuali quote playoff, e se pensi che questo girone, da questo punto di vista, da quel punto di vista di chi arriverà ottavo, settimo, sia molto diverso da quell'altro, non come qualità, che credo sia evidente. Non lo so, la quota playoff non lo so, posso avere un'idea di massima dopo aver fatto sempre questo lavoro qua, quindi posso avere un'idea di massima, però noi non possiamo pensare al playoff, perché noi rimaniamo una squadra che comunque bisogna vedere come la vogliamo inquadrare. Abbiamo vinto pochissime partite su tante partite e quindi il playoff te lo scordi e devi sgomitare solo per sopravvivere. Oppure prendiamo il girone di ritorno, non abbiamo vinto 2 su 3, abbiamo quasi vinto in casa della capolista. Qual è la vera Rimini? Io spero sia la seconda, ma non possiamo, nella situazione di classifica in cui siamo, pensare ai playoff. I sogni di gloria danneggiano solamente le squadre e le aspettative. Noi in questo momento dobbiamo mettere qualche squadra dietro per salvarci. Ovviamente, come ho detto prima, andiamo a Verona per provare a vincere, e sempre faremo così. Se vinceremo poi un tot di partite, ce li guadagneremo, siamo tutti contenti. Maurizio, l'ultima curiosità, beh, la butterei sulla difesa. Ci hanno sempre insegnato che difendere 70% di volontà e 30% di tecnica. Secondo te qual è più importante delle due? La volontà è determinante, sono d'accordo con te, la volontà è determinante, noi lì dobbiamo assolutamente migliorare. Come dicevo prima, abbiamo qualche tara perché non siamo una squadra di super atleti e quindi già ci abbiamo un millimetro di svantaggio, però qualcosa lo possiamo aggiustare. Poi onestamente, insomma, le mie squadre di solito sono state molto efficaci in difesa, lo diventerà anche Rimini, ne sono certo. E adesso diciamo, prendiamo, come dicevi prima, la nota positiva dei tanti punti realizzati. Assolutamente. È una squadra che si sta esprimendo al meglio. Assolutamente, io vedo i giocatori da una settimana, 10 giorni a questa parte, convinti in quello che fanno, molto carichi, molto sicuri di sé. In questi ultimi giorni non sono giocatori che hanno la classifica che hanno, e questo è positivissimo. Sono molto vivi. Bene, siamo
in dirittura d'arrivo. Dobbiamo ricordare che domani mattina, martedì alle 11.30, ci sarà la presentazione delle iniziative per il Riviera Banca Day, ovviamente di RBR, conferenza che trasmetteremo in diretta sulle pagine Facebook di Rinascita Basket Rimini e di Icaro Sport. Poi ovviamente nei nostri notiziari ci saranno anche lì le notizie nel dettaglio. Io ringrazio i nostri ospiti, parto come al solito ad Alessandro Ceccoli. Grazie Alessandro. Grazie Roberto, buonasera a tutti. Un grandissimo grazie a Sandro Della. Grazie a voi. Grazie a Maurizio Benatti. Grazie. E a Loriano Zannoni. Grazie, ciao a tutti. Grazie a Diego Zicchetti in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Calcio.basket torna lunedì prossimo, sempre a partire dalle 19.35. Buon proseguimento. Calcio.basket è stato offerto da APU Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Caffè Giglio, Cibe, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Misano World Circuit, Onoranze Funebri San Gaudenzo, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Pizzeria Prima o Poi, Qui si sana, Ristorante La Cappa, Rosso Pomodoro, San Marino Outlet Experience, SGR Luce e Gas.